Buongiorno amici, oggi alla guida mattutina c'è lei e siamo diretti alla spiaggia degli Animini con ben 3 ore di sonno, quindi yeppa, siamo belli carichi. E allora abbiamo fatto colazione già nel nostro bar di fiducia, sempre lì, e ci vuole 1 ora e 10 minuti circa e abbiamo già visto che ci sono dei parcheggi che dovrebbero costare 3,50 euro con, non so se tutti, la navetta inclusa, perché tra il parcheggio e la spiaggia c'è una pineta e la spiaggia dovrebbe essere senza sassi, senza nulla. Allora, stamattina ha fatto 2 gocce lì da noi, non previste, quindi è stata una cosa molto passeggera. Tutto il giorno dovrebbe essere col sole, quindi speriamo in bene. Siamo a martedì 16, ieri era Ferragosto. Ieri sera, come avete visto, i fuochi li avete visti, ma la cena non l'avete vista perché era tutto pieno, ci sono pochi locali. Vi lasciamo la recensione di Santa Maria di Leuca, se qualcuno ci vuole andare. Santa Maria di Leuca praticamente non c'è niente, forché il lungomare, bello, e il faro, quindi tutti quei 289 scalini che abbiamo contato col faro sopra, cioè secondo me ci sta per un giro di passaggio. Fortunatamente ci siamo andati a vederla con la fiera, tra virgolette, perché ieri, visto che era il 15 d'agosto, era festa, quindi c'erano delle bancarelle, perché centro storico non ce n'è. C'è qualche ristorantino, non tantissimi, e alla fine noi abbiamo deciso, erano già le 9 e passa, 9:20, abbiamo trovato una pizzeria da Leo, buonissima, simpaticissimi, cordiali, anzi, abbiamo preso un mezzo metro da sporto e ce lo siamo mangiati di fronte alla spiaggia, in piazzetta, diciamo. E dopodiché ci guardavano un po' in modo per dire cosa stanno facendo. Sì, era pieno di gente, perché per il fatto dei fuochi, che sono meritatissimi, erano proprio bellissimi, sono durati 20 minuti, quindi nulla da dire. C'era molta gente e dopo aver mangiato la pizza abbiamo aspettato la mezzanotte, abbiamo visto i fuochi e poi siamo venuti via. E siamo arrivati a casa alle 2:20 circa, più o meno. E però pensavo, essendo alla fine della Puglia, quindi in punta, pensavo fosse un paese che era ben fatto, no? Come un Gallipoli, come un Otranto, quindi con tanto da vedere, visto che era un paese importante, una posizione importante, invece c'è solo il lungomare. Amici, siamo arrivati al parcheggio, si chiama Baia dei Turchi, dovrebbe essere, costo di 4 euro, abbiamo già parcheggiato, stiamo aspettando la navetta che è gratuita, inclusa, quindi ancora meglio. E praticamente sono 2 van che fanno la spola, 5 minuti ci mettono. E tu gli carichi la tua roba e poi ti portano. Allora ci ha detto che c'è una parte che dove c'è l'acqua speed, quindi con tutti i divertimenti qua di là, ma è casinaro perché ci sono i lidi, mentre l'altra parte dove c'è la baia ha detto che è calmissima anche il mare, quindi preferiamo quello. E noi siamo messi così in questo momento, quindi siamo in attesa qui con la nostra roba e tutta qua e vediamo quando arriva. Amici, allora, l'ultima clip risale alla spiaggia e noi praticamente cosa abbiamo fatto? Erano le 3 circa e si era cominciato ad annuvolare, quindi dopo che siamo andati a fare una camminata per la spiaggia siamo tornati, siamo entrati in acqua e abbiamo riflettuto, cioè lei ha detto, visto che si vede già questo scuro qua, già abbiamo provato a stare in spiaggia con la pioggia, cosa da eliminare, e abbiamo detto
cominciamo a far su tutto, perché se qui partono tutte ad andare via è un casino, perché la spiaggia oggi era imballata, cioè ce le avevano davvero davanti ai piedi, davanti, dietro, di fianco, ovunque. E nel mentre che noi cominciavamo a far su la roba, lei ha visto un fulmine che andava in acqua, quindi mi ha detto a posto. Quindi la pioggia comincia, tutti partono a correre, perché la cosa che non vi abbiamo detto è che per arrivare a quella spiaggia ci porta la navetta, come avete visto, però una volta che ti scarica devi fare un pezzo sulla costa in mezzo a queste piante, a questa selva, ma è strettissima, cioè ci passi te e nient'altro, quindi per passare col frigo, con gli sdrai, con l'ombrellone, con tutto, abbiamo fatto una fatica bestia. Quindi sapevamo già che dovevamo affrontare quella cosa lì. Oltretutto anche una scalina, una scaletta ripidissima con degli scalini piccolissimi. Quindi mi ha detto facciamo su tutto, mentre gli altri dicevano no, ma non viene a piovere, è inutile che scappiamo, è inutile che andiamo tutti là. Quindi quasi tutti sono rimasti lì. Noi da furbi abbiamo fatto tutto su e siamo andati. Siamo riusciti a prendere la navetta al secondo giro. Ci siamo infilati addirittura nel baule, perché c'era tipo una famiglia di napoletani che era prima di noi, e io avevo chiamato il tipo della navetta, quindi lui mi fa: visto che ci avete chiamato voi, vi mettete nel baule con la roba, e abbiamo fatto il giro lì. E quanto sarà da lì al parcheggio? Neanche 2 minuti. Un chilometro? Sì. Un chilometro a piedi? Si può fare anche a piedi, però. In mezzo alla pineta con le radici, tutte queste cose qua, un casino. Una volta che siamo arrivati alla macchina, siamo partiti, siamo venuti via e il temporale è arrivato. Abbiamo visto dalla webcam che c'era in uno di quei bagni lì, e infatti è venuta a piovere, vento di tutti e di più è successo. Ora stiamo andando ad Alberobello di nuovo, però stavolta dovremmo arrivare per le 7:15. C'è casino come solito su questo pezzo di strada, così lo vediamo anche col tramonto. Si spera. E ci voleva far fare la strada dell'altra volta in salita, ma no, la sapevamo, quindi abbiamo deviato e ce ne sta facendo fare un'altra. Allora amici, stiamo facendo un giro per i trulli, parlo a bassa voce perché siamo in una zona un po' residenziale. Ci siamo appena mangiati un pasticciotto con crema e gianduia, magnifico, bello grosso così, 1,70 euro, per aspettare la cena, perché sono le 7:20, 8:10 adesso, però erano circa le 7:30 prima. Comunque è tutta una fotografia. Sì, cioè guardate che bello, col rosso del cielo e i trulli come risaltano. Adesso ci facciamo un giro per quelle vie che in pochi le fanno, non sono le principali, giusto per vedere magari dei trulli un po' più carini. Buongiorno. Oggi è così. C'è la nebbia, non siamo tornati già a casa. C'è sta nebbia che poi è umidità. Così. Di venerdì là. Buongiorno. Allora, oggi è 17 mercoledì, ok, ci siamo svegliati anche stamattina alle 6, però aspettate che tiro su, è molto umida. Sì, è umido. Allora ieri siamo stati appunto ad Alberobello, abbiamo mangiato la puccia, si chiama, quello che abbiamo mangiato, però erano tipo le 9:30, una roba del genere, e abbiamo detto basta, andiamo a casa, perché c'ha con 3 ore di sonno tutto il giorno al mare, tutto il giorno, cioè fino a che non arrivava la tempesta, che poi, tra parentesi, abbiamo visto che effettivamente c'è stata una tromba d'aria. Ah, dove eravamo noi, vicino. Più o meno. Quindi, c'è andata di lusso. Cioè, ha distrutto tutto.
Sì, il dromadario ha fatto su le cose che doveva fare. Quindi sono andata benissimo. Vedete che il mio sesto senso ci aveva visto lungo. Quindi lì ce ne siamo andati, comunque abbiamo visto appunto quello che è successo. E abbiamo mangiato lì, abbiamo fatto una, due passi, poi abbiamo detto anche basta. Quindi verso le 9:30 forse, comunque alle 10:20, 10:30 eravamo a casa. E il tratto, ho guidato io, il tratto da Alberobello all'appartamento sono tipo mezz'ora 40 minuti. Madonna, erano i 40 minuti più lunghi della mia vita, non arrivava più. Cioè ero proprio distrutta. Ed è strano perché io reggo, ma no. E lui mi diceva, vuoi guido io? Ancora peggio. Dunque, Stella, adesso abbiamo fatto colazione dal nostro bar che ormai ci conosce, ormai eravamo di casa, quindi ci mancherà. Abbiamo ordinato i pasticciotti, 14 li abbiamo ordinati e li andiamo a prendere venerdì mattina, solito l'orario che andiamo a fare colazione. Diciamo che venerdì è il giorno del riacciuffare la roba in giro. Per capire che devi ritornare a casa. Poi dopo siamo andati al forno che è lì di fianco, che lì se non è che ci facciamo la pasta, andiamo lì e ci prendiamo sempre quello. Infatti ormai il signore lo sa che prendiamo quello, che è il hai fatto vedere? Cosa? È quello che prendiamo, è una focaccia ripiena, che c'è in una, c'è il prosciutto cotto e formaggio, no? Prosciutto cotto e pomodoro, forse con il formaggio, non lo so. E lui invece si prende, hai detto funghi o no? Cipolle, quindi abbiamo preso anche lì e abbiamo ordinato anche dal signore le focacce da portare via, quindi quattro. Anche lì veniamo venerdì, fatto il bar andiamo poi da lui. Le abbiamo ordinate 4, con le 2 ripiene e le 2 col pomodoro. I pomodori, quella classica focaccia. E basta. Quindi oggi direzione Porto Cesareo, cioè non proprio Porto, perché non so se è un paesino alla fine. Sì, sì. Ah, c'è un paesino. Siamo un po' più verso il mare. Che tu eri al mare? No, non lo dico perché poi mi porto male. Però dovrebbe essere. Via. Mancano un po', manca poco, mancano 20. Se c'è la nebbia non ci sono grandi correnti. No, infatti. Mancano 20 minuti, quindi neanche tantissimo. Dall'atto che abbiamo visto, il vento che c'era ieri dove eravamo in spiaggia era i 40-45 km/h. Ma sì, c'era un vento troppo forte. Mentre dove andiamo oggi dovrebbe essere il massimo a 20. Però adesso quindi, stamattina che andiamo, dovrebbe essere 10, quindi dovrebbe essere quasi una tavola. Perché abbiamo finito di visitare le cose. Infatti siamo andati ieri a vedere Alberobello al tramonto, che è tutta un'altra cosa, la luce, troppo bello, cioè troppo bello. Così oggi e domani possiamo anche andare a casa un po' più con calma, cioè per dire anche oggi siamo in spiaggia tipo fino a dopo le 4, le 5, le 6. Perché non basta, cioè non è che dobbiamo andare a vedere altre cose, perché ieri siamo andati in un Alberobello, però non è che non c'è altro da vedere, perché ormai i souvenir l'hai comprata, la calamita l'hai comprata, non è che puoi sempre comprare cose, no? Sì. O entrare nei negozietti, cioè anche se entri nei negozietti alla fine quello diciamo che devi fare l'hai già fatto. Quando torni in un posto già visto? Sì, perché stessa cosa quando siamo ritornati a Ostuni, no? Sì, ma anche a Lecce. Quando siamo anche ritornati a Lecce, che siamo andati a mangiare la pizza, che lì mamma che buona. Però cioè far arrivare 9:30, quindi nel tavolo c'è proprio la, tra virgolette, noioso, perché comunque l'hai già vista, i negozietti l'hai già visti, quindi a noi ci piace, esatto, noi ritornare nello stesso posto, no.
però perché dovevamo mangiare una pizza, perché tipo a Brindisi ce ne sono tanti altri a visitare, sì. Perché c'era anche l'Occo Rotondo lì vicino, che ci hanno detto che è simile ad Albero Bello, potevamo andare anche lì, ma tu volevi vedere Albero Bello col tramonto. Ci sta, era bello, cioè, però, anzi abbiamo scoperto delle vie che col buio non avevamo visto. Sì, perché poi c'è il bello di questi posti, tipo addentrarsi nelle vie dove non ci va la gente, no? Lo vedi meglio il paesino. Quindi tipo anche ieri siamo andati in queste vie dove ci sono ste casettine, tutto bianco, dove non ci sono le persone, la vivi di più, no? Cioè secondo me, se stai proprio nella zona dove ci sono tutti, lo vedi il giusto. Giusto? Vabbè, poi ieri che ridere, stavamo passeggiando e una famiglia ci ferma per fare una foto, che ci ha chiesto se lui gli poteva fare una foto, gliel'ha fatta, e dopo la ragazza fa, ve la faccio anch'io se volete. Boh. Non so quanto tempo siamo stati in... Non so se siamo stati in posa, perché poi una certa... Non so cosa ho combinato col mio telefono, tipo mi si è girata la fotocamera, ha attivato il video. Insomma, ci ha fatto 800 foto. Solo il fatto è che ha messo a fuoco il tramonto dietro, e noi siamo non scuri di più perché già siamo abbronzati, in più risalti ancora di più, no? Quando cioè si vedono delle maglie e dei pantaloni fermi, sospesi, i denti. E gli occhi, e basta, noi non ci siamo. Quindi vabbè, per ricordo, insomma, è stato divertente, no? E poi fai, cioè la cosa bella di Joe è che fai due chiacchiere con tutti. O no? Sì, sì. Cioè, così a caso, come anche l'altra volta che eravamo sul trenino, che siamo andati, pensavamo nella Torre Guaceto e alla fine siamo fermati in un'altra spiaggia. Così, a caso, abbiamo fatto le chiacchiere con queste persone che erano lì sedute vicino. Ieri pure col signore della navetta. Oggi pure ci siamo messi a fare due chiacchiere con il fornaio. Insomma, la cosa bella è questa, che fai due chiacchiere con tutti. Non li conosci, non ti conoscono, però poi magari ti danno anche dei consigli, no? Dove andare e tutto. Va bene. Aiuto, di qua. Cioè, guardate quanta nebbia c'è. Nebbia poi, umidità. Aspetta. Siamo a Mesagne. Fa vedere il l'ulivo centrale. Qua abbiamo preso lui un panino con il polpo che sì, ormai è quasi finito. Ce ne siamo accorti adesso che dovevamo fare la clip. Una fritturina e c'era un panino con i gamberi. Però siamo stati a Mangia Meduse, si chiama. Fanno panino e patatine insieme ed è magnifico.